Io credo che nei prossimi 50 o 100 anni diventerà possibile controllare artificialmente il tempo meteorologico ed il clima. Domani il cielo non sarà più così azzurro, sarà sempre più velato e le scie di condensa degli aerei saranno sempre più lunghe. E questo indica che arriva aria calda a quell'altezza. Qui si tratta di come manipolano il pianeta. È un fatto sgradevole, ma è un fatto che abbiamo le possibilità tecniche per farlo. Questo sono io. Dopo 6 anni di lavoro a questo film, oltre 40 interviste in 10 nazioni diverse e migliaia di ore davanti al computer. Tutto è iniziato nel 2008, dopo aver osservato diverse volte come le scie degli aerei coprivano pesantemente il cielo e il sole. Sentivo: questo è un caso per me. Le scie di condensa si formano ovunque dove gli aerei volano e quando una scia di condensa si forma, viene spostata lateralmente dal vento. All'inizio sono molto piccole, ma poi diventano più grandi e a volte ci sono situazioni in cui gran parte del cielo è quasi completamente coperta dalle scie di condensa. Ecco, qui vediamo come la copertura di nuvole create dall'uomo che influenza il clima viene prodotta. Su internet avevo letto che queste scie non erano scie di condensa, ma cosiddette scie chimiche. Scie piene di sostanze chimiche tossiche, come alluminio, bario e stronzio. Chiunque ci sia dietro a tutto ciò dovrebbe essere processato per questo crimine. Può costare la vita a migliaia, forse a milioni di persone. Pone la domanda: il governo sta irrorando globalmente sostanze tossiche in cielo per fermare il riscaldamento climatico? Dicono che il governo rilasci sostanze chimiche sulle nostre teste per influenzare il meteo e il clima. Questo è, nel senso letterale della parola, un crimine contro l'umanità. In molte direzioni, causando questa ragnatela di strisce in cielo. Sono aerei di linea, aerei militari o aerei da trasporto a rilasciare le scie? Non lo sappiamo, e causano una velatura del cielo che blocca una certa quantità di radiazione solare. Non è un singolo aereo a fare la differenza. Questo è veleno, è omicidio. Questo ex capo dell'FBI afferma che ci sia un governo mondiale dietro queste azioni di irrorazione. Stanno irrorando e per rifare il giro sorvolano il nostro territorio e continuano a spruzzare. Oggi c'erano di nuovo le scie in cielo. C'è sempre più gente che crede che gli Stati Uniti ci stanno avvelenando. Ma è una teoria di cospirazione assurda. Cosa? Sento molte cose e non ho mai sentito parlare di questo. È una teoria di cospirazione assurda. Date un'occhiata. Le chiamano scie chimiche. Una totale sciocchezza. Le scie vanno da una parte all'altra dell'orizzonte e si espandono e si incrociano e sono parallele, coprono tutto il cielo. E noi non sappiamo chi ci sia dietro e nemmeno cosa spruzzino. Crediamo che sia alluminio, bario e stronzio, ma non siamo sicuri. Nessuno dice qualcosa in proposito. Non possono farlo sopra le nostre teste senza che i governi locali e nazionali ne siano informati.
Credo che questa sia la prima udienza in cui una commissione parlamentare chiede una panoramica seria sulle proposte di manipolazione del clima. Non arriva all'improvviso, questo è un tema complesso e molto controverso che negli Stati Uniti non è stato quasi mai discusso ufficialmente. La geoingegneria porta con sé una molteplicità di incertezze, preoccupazioni etiche e politiche e un potenziale di catastrofici impatti sull'ambiente. Invece ci confrontiamo con il semplice fatto che il clima sta cambiando. Dovremmo quindi accettare la possibilità che certi metodi di ingegneria climatica potrebbero meritare attenzione. Metodi di manipolazione della radiazione solare, chiamati anche Solar Radiation Management, vorrebbero ridurre gli effetti del cambiamento climatico e riflettere una parte dei raggi del Sole verso lo spazio. Ricerche precedenti hanno mostrato la possibilità di distribuire piccole particelle nella stratosfera velocemente e con costi ridotti per raffreddare la Terra. Potremmo iniziare con aerei e potremmo poi trovare modi ancora più economici, ma il prezzo sostanziale per il progetto sarà probabilmente di pochi miliardi, al massimo, e questo è poco rispetto al budget degli USA. Wow, salvare il clima con l'inquinamento. Per arrivare a un'idea come questa, ce ne vuole però. Ma per gli attivisti delle scie chimiche, questa non è solo un'idea, è già realtà. Il mio nome è Dietrich Klingert, sono un medico. Ho studiato a Friburgo e ho scritto la mia tesi di laurea sul sistema nervoso autonomo. La mia attività principale negli Stati Uniti, per la quale sono conosciuto, è la mia clinica, che è specializzata nella disintossicazione. Gente da ogni parte del mondo viene da noi con malattie croniche. E noi abbiamo scoperto che l'inquinamento da scie chimiche è la ragione più importante dell'avvelenamento della gente. E porta a una serie di malattie croniche come l'autismo e difficoltà di apprendimento nei bambini e negli adulti all'intera serie di malattie del sistema nervoso. Sclerosi multipla, SLA, Parkinson, neuropatie e a malattie degenerative del cervello. Il fatto che il contenuto di alluminio nel nostro sistema nervoso sia aumentato esponenzialmente negli ultimi anni non può essere spiegato più con la teoria dei deodoranti e neanche con la teoria delle pentole di alluminio, ma può essere spiegato solamente con le scie chimiche. Benvenuti a Basilea, stazione centrale. Se mostrassi la mia faccia, potrei avere dei guai, perché non so fino a che punto la mia compagnia aerea sia coinvolta in questo fenomeno. Ufficialmente non c'è nessun obbligo di mantenere un segreto, ma attualmente abbiamo una sorta di codice di comportamento che dice che non si deve parlare di quello che si vede durante il volo. Era una mattina d'estate in Scandinavia. Abbiamo iniziato con il tempo più bello, per andare verso l'Europa del Sud e poi tornare indietro. Il cielo sopra la Scandinavia era assolutamente blu. E dopo il decollo verso ovest, abbiamo potuto vedere una grande griglia sopra il mare. E questa griglia non era assolutamente di origine naturale. La direzione del vento era tale da trasportare automaticamente questa griglia verso la città da cui eravamo partiti, supponevo nel giro di 2 o 3 ore. Ed intorno a questa griglia tutto era blu. La cosa ha attratto anche l'attenzione del mio collega, che si chiedeva cosa fosse, e ha detto, bene, forse è qualche esperimento militare. So che si discute da anni, se non da decenni, su questo tema e si vedono immagini di queste cose. Guardando però queste foto, vedo normalissime scie di condensa in cielo, così come ne vediamo sempre in Svizzera. Vi ricordo anche che molta gente vede degli UFO, ma in fondo non è mai stato provato e tutte le foto che ho visto di UFO, devo dire, mi ricordano delle formazioni nuvolose che ho osservato anch'io. Spesso, anzi sempre, si rivelano come
un normale fenomeno naturale, bello a vedersi, ma nient'altro che natura. Bene, con questo aereo, il C-17 Globemaster, abbiamo potuto vedere chiaramente che venivano disperse delle sostanze che ha spruzzato. Abbiamo capito che mentre volavamo, così vicini ai motori del jet, ne venivano fuori delle sostanze. E da questo momento in poi mi è stato completamente chiaro che questa dispersione sta andando avanti su larga scala. Siamo davvero irrorati da sostanze chimiche. Mi rendevo conto che soltanto guardando il cielo non potevo trovare una risposta convincente. Andiamo? Sì, andiamo. Incontriamo Henry Church, paracadutista, fondatore di Swiss Boogie e specialista di voli in alta quota. Henry Church, Swiss Boogie? Sì. Tutto bene? Sì. Volete vedere l'aereo? Sì. Ecco l'aereo. Pilatus Porter PC-6. Senza problemi raggiunge i 10.000 metri. Ma direi che per raggiungere il nostro scopo saliamo sui 7.600 metri, dove abbiamo le scie che cerchiamo. Speriamo. Quindi possiamo metterci al lavoro? Potete installare tutto e quando avete finito si fa il test. Grandioso. Grazie, signor Church. Prego. Grandioso. Nelle ultime 6 settimane il nostro gruppo Facebook, che si chiama Chemtrails Global Skywatch, è stato attaccato da trolls e shells. Se non sapete cos'è uno shell è una persona assunta da parte del governo, un agente governativo, per andare online e aprire falsi account su Facebook, falsi blog e pagine web per diffondere false notizie. E quelli tra di loro che definiscono le scie o la geoingegneria una teoria della cospirazione, senza alcun contenuto di verità, sono siti di disinformazione e diffondono bugie. Mi chiamo Mick West, ho 46 anni, vivo a Venice, California. Sono un debunker. I difensori delle scie chimiche pensano che io sia una specie di agente di disinformazione del governo e che venga pagato per questo. Ma faccio ciò davvero solo per passatempo. Ho cominciato perché mi interessavo di scie di condensa. In realtà sono pensionato e ho abbastanza denaro guadagnato nell'industria dei videogiochi. Sono stato coproprietario della società Neversoft. Abbiamo prodotto i videogiochi Tony Hawk e avevamo abbastanza successo. E così sono andato in pensione qualche anno fa. E da allora ho molto tempo libero. Non ho bisogno del governo e di essere pagato. Lo faccio perché lo trovo divertente, interessante. Penso che sia sempre più importante dimostrare che le teorie della cospirazione non sono vere e che ci impediscono di occuparci dei veri problemi. Abbiamo problemi reali con il clima e l'inquinamento ambientale, ma la gente non si occupa di questo perché crede che si stiano spruzzando scie chimiche e questo distrae dai problemi veri. Se posso dimostrare che le scie chimiche non esistono, aiuterò molti a occuparsi di questi altri problemi. La gente pensa che le scie che vedono in cielo non siano naturali, ma che siano scie chimiche. Ma quando ti occupi più a fondo di queste cose, non trovi nessuna prova che non si tratti di normali scie di condensa persistenti. Non c'è una sola prova che le scie siano cambiate negli ultimi 20, 30, 40 anni. Questo libro è del 1980 e conferma la persistenza di scie di condensa per ore. Ci sono libri vecchi degli anni 60 e 70 e descrivono le stesse cose, quindi vorrei che la gente si occupasse di cose reali e che non buttasse il proprio tempo dietro a cose non vere. In alto e sempre più in alto nella stratosfera, dove lo scarico dei motori si mescola con l'aria fredda e sottile e si condensa, fino a coprire il cielo con scie.
Le scie di condensa si formano così. È già negli anni 70, anche prima, questo era normale. Nel 1971, per esempio, ci fu un'audizione al Congresso per un nuovo tipo di jet. La gente temeva che la copertura dovuta alle scie sarebbe potuta aumentare. E qualcuno nell'audizione disse, Geoffrey, disse di aver osservato durante le sue escursioni di caccia sulle montagne rocciose che il cielo blu alle 9.30 era completamente coperto di scie di condensa. E questo accadeva nel 1971. Comunque, un altro membro della commissione, il senatore Allott, disse di aver vissuto tutta la sua vita in Colorado senza aver mai visto formarsi nubi da scie di condensa. Questo dimostra che la percezione è differente, dipende se qualcuno ci fa caso o meno. Se ci sono le condizioni atmosferiche ideali, gli aerei possono con una maggiore frequenza coprire quasi tutta l'atmosfera con nubi. Questo mostra che le scie degli anni 70, anche prima, facevano la stessa cosa e non c'è nessuna prova che qualcosa sia cambiato nel corso degli ultimi 20, 30, 40 anni. È solo che ora ce ne sono di più. E questo per vari motivi, soprattutto per l'aumento del traffico aereo. Il traffico aereo è raddoppiato negli ultimi 15 anni. Ogni secondo decolla un aereo in qualche parte del mondo. Il traffico internazionale consuma ogni secondo 11.500 litri di carburante. E tra 20 anni il traffico aereo dovrebbe raddoppiare ancora. Questa che vediamo qui nel marzo del 2009 è una scia di condensa spiraliforme di un aereo di ricognizione AWACS qui sopra il Mare del Nord. Questa è una copertura nuvolosa tutta prodotta dall'uomo che copre gran parte della Gran Bretagna. Abbiamo una prima indicazione sperimentale che si può veramente provare con misurazioni che il traffico aereo cambia i cirri. Nel 2001, uno tra i più importanti quotidiani svizzeri scriveva: «Le scie di condensa sono i killer del clima». Uno studio del Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt concludeva che la copertura nuvolosa artificiale dovuta al traffico aereo in un solo anno ha una maggiore influenza sul riscaldamento climatico di tutta la CO2 emessa dall'inizio del traffico aereo. Nonostante il duplice effetto del traffico aereo sul nostro clima, questo non è stato regolato in nessun accordo globale sul clima. Né per le emissioni di CO2, né per le coperture artificiali nuvolose provocate dal traffico aereo. Con le scie di condensa, è ovvio, attualmente il traffico aereo è organizzato in una maniera che produce il massimo delle scie di condensa. Ad altezze di volo maggiori, così come ad altitudini più basse, si riduce la formazione delle scie di condensa in entrambe le direzioni. Bene, un obiettivo della nostra ricerca è quello di sviluppare dei metodi per controllare il traffico in maniera da minimizzare il suo impatto sul clima. E l'idea è quella di evitare la formazione delle scie di condensa. Quindi c'è bisogno di prevedere questa formazione e per tale motivo abbiamo sviluppato un metodo. Il metodo utilizza le previsioni del tempo. E previsioni generali del tempo. Ed in relazione a queste previsioni viene calcolato come si formano le scie di condensa per un dato traffico aereo per ciascun volo. Ci sono momenti e luoghi dove le scie di condensa raffreddano. Se si vola proprio dove le scie di condensa raffreddano, si raffredda la terra. Se al tempo stesso si evita di volare laddove le scie riscaldano, allora si contribuisce al raffreddamento. Questa non è geoingegneria. Dal momento che non vogliamo risolvere l'intero problema del clima con il traffico aereo, ma vogliamo ridurre il nostro stesso impatto sul clima con dei cambiamenti nel traffico aereo. Questa è una situazione etica differente. Noi non cambiamo il mondo, ma il traffico aereo. Non tutti gli aerei che volano formano scie di condensa.
Circa dal 20 al 25% dei voli formano scie di condensa ed appena il 20% di loro diventa persistente, a seconda dell'umidità relativa circostante. Ovviamente la quantità di particelle di ghiaccio dipende da quanti nuclei di ghiaccio sono stati emessi dai gas di scarico. Quindi la fuliggine emessa dallo scarico gioca anche un suo ruolo, perché quelle piccole particelle formano i nuclei di ghiaccio. Quindi la termodinamica e l'acqua sono importanti, così come la composizione dei gas di scarico, ma non particolarmente la chimica. Guardando bene si vede che le scie di condensa, questa scia di condensa più larga qui, prima diventa visibile, anche se molto sottile, mentre in questa parte è molto larga. Qui però si vede che si è dissolta molto velocemente, perché l'aria si è abbassata, ha raggiunto quindi un punto di saturazione temporaneo, e quando l'aria si abbassa si prosciuga, perché diventa più calda. E quando non c'è più il grado di saturazione, le particelle evaporano. Quindi è per questo che non si vede la scia. Per questo non si vede la scia. Non è magia. Nessuno pigia il bottone per accendere o spegnere. La natura ci mostra soltanto che l'aria lassù si abbassa ed è più secca. È davvero un malinteso su cosa siano le scie di condensa. La gente crede che le scie di condensa si dissolvano rapidamente. In verità sono determinanti le condizioni atmosferiche e la gente non lo sa, non ha mai fatto attenzione prima. E adesso lo fa e crede che ci sia qualcosa che non va. Ma se ti occupi veramente di questo, noti che non c'è nulla che non va bene. Mi chiamo Clifford Carnicon e lavoro come scienziato indipendente in questo campo. Ho lavorato per 15 anni per il governo federale, per tre autorità diverse nel campo tecnico, incluso il Ministero della Difesa, e nel campo della geodesia, cioè la modellazione della gravitazione terrestre. E ho lavorato come informatico. Negli ultimi 15 anni ho lavorato prevalentemente come ricercatore indipendente nell'interesse pubblico. Faccio questo lavoro per questo motivo. Da un lato non c'è nulla di più facile da capire, ma se c'è un inquinamento e se vuoi portarlo su un piano di ragionamento semplice, anche se esistono ragionamenti più complicati, ma se si vuole arrivare a un ragionamento più semplice e ci si domanda se sia accettabile che stia avvenendo una diffusione intenzionale e sistematica di inquinamento massiccio nell'atmosfera, senza il tuo consenso, senza informazione ufficiale, è accettabile per te questo? È accettabile per i tuoi figli? John Brand. Buongiorno, Mr. Brand. Wow, sono Amanda. Ciao, come stai? Sono mesi che cerco di contattarla. Voi occultate le scie. No, noi non occultiamo le scie. Non abbiamo motivo di occultare le scie. Certo che avete tutti i motivi per farlo. E quale sarebbe la motivazione? Potrebbe perdere il suo lavoro se mi svelasse qualche dato. E probabilmente sarebbe pericoloso per lei parlarne con me, se si pensa per che tipo di persone sta lavorando. No, non è pericoloso. Non è per nulla un problema per noi parlarne. Lei è una cittadina che ha fatto una denuncia. Si tratta di una denuncia che non rientra nelle nostre competenze. Una delle questioni principali che affrontiamo in questa tematica è sapere se verrà svelato completamente o se si prevede di informare la popolazione su questo tema oppure no. È un dato di fatto che la popolazione non debba ricevere informazioni ufficiali. Quando si svolge un'operazione segreta, è prevista una copertura. Questo è il nocciolo di un'operazione coperta. E tutti gli indizi dicono che si tratta davvero di un'operazione coperta. Una delle più massicce operazioni mai eseguite su questo pianeta. Sì, da quando esiste l'uomo, per quello che ne so. L'atmosfera del pianeta viene letteralmente modificata. E si tratta di un cambiamento intenzionale dell'atmosfera. Questa
È un'operazione globale che coinvolge tutti e tutti gli esseri viventi. Ed è per questo che è così importante. Ci sono argomentazioni che vedono le scie o queste nubi create dall'uomo come fatti naturali, causati dalle condizioni atmosferiche, ma non è un ragionamento convincente. Il fatto è che il rilascio di sostanze chimiche o di aerosol nell'atmosfera ha un effetto rilevante sulla formazione delle nubi. Purtroppo questa riflessione non viene presa in considerazione da parte della scienza per spiegare questo fenomeno che tutti noi vediamo. Le particelle possono davvero influenzare le nubi? Sono andato al CERN di Ginevra, dove gli scienziati studiano come le particelle e la radiazione influenzino la formazione delle nubi. Assumiamo che ci siano effetti dovuti all'azione dell'uomo, che influenzano la formazione delle nuvole al giorno d'oggi, tramite la diretta introduzione di varie particelle nell'atmosfera da parte dell'uomo, e che queste particelle, quindi, agendo come nuclei di condensazione per la formazione delle nuvole, finiscano per influenzare il clima. Le proprietà delle nuvole, quanto persistono e quanta luce del sole possono riflettere, cambiano a seconda di quanto aerosol addizionale creato dall'uomo viene diffuso nell'aria. Il climatologo sovietico Mikhail Budiko ebbe l'idea di imitare quello che fa un vulcano, rilasciare in stratosfera particelle di zolfo. E questo accadeva nell'anno 1974. Poi c'è stato un periodo di calma fino alla fine degli anni Ottanta, quando Edward Teller e i suoi colleghi hanno presentato alcune idee di geoingegneria. Edward Teller è considerato come il padre della bomba all'idrogeno, e come uno degli architetti del sistema antimissile Star Wars elaborato negli anni Ottanta. Volevo lavorare nella fisica teorica, non per le armi. Quando un giorno ho sentito parlare il presidente Roosevelt, lui disse che se gli scienziati nei paesi liberi non avessero lavorato allo sviluppo delle armi, la libertà non sarebbe sopravvissuta. Ho provato una sensazione irrazionale, strana ma molto forte, come se lui stesse parlando proprio a me. Quello è stato il momento in cui ho cambiato la mia opinione, e non l'ho cambiata fino ad oggi. Teller disse: non arriveremo mai a ridurre le emissioni dell'effetto serra. E per questo concepì tutta una serie di particelle sofisticate che potevano essere rilasciate nella stratosfera per riflettere una parte delle radiazioni del Sole. Ha cercato vie per riscaldare ma anche per raffreddare il clima. E visto che queste proposte di geoingegneria tradizionalmente provenivano dal malfamato complesso militare industriale, non era facile pubblicizzarle. Le speculazioni sulle scie chimiche si basano su un brevetto del 1991 per ridurre il riscaldamento climatico. Il rilascio delle particelle dovrebbe svolgersi ad un'altezza di 10 km. Le particelle dovrebbero essere disseminate tramite dispersione con gli aerei. Una tecnica prevede di portare a termine il processo attraverso il carburante. Dal punto di vista meccanico non è complicato. Dalga, le faccio vedere. Vede questo piccolo dispositivo qui? Questo è un pezzetto della penna biro con cui scriviamo. Quando il dispositivo è tirato indietro, una valvola si apre e le sostanze chimiche vengono sparate nello scarico. Lo scarico riscalda le sostanze chimiche e produce il fumo che si vede dal basso. Nel 1992, la National Academy of Science ha proposto vari metodi di geoingegneria per combattere il riscaldamento globale. Uno dei metodi proposti per riflettere la luce del Sole è quello di creare una nuvola di pulviscolo nella stratosfera inferiore, utilizzando gli aerei. Negli anni 90, Edward Teller e i suoi amici hanno fatto attività di lobbying in favore dell'utilizzo della geoingegneria.
dichiarò che il costo della geoingegneria sarebbe stato appena l'1% di quanto si sarebbe speso per la riduzione dei gas serra. Nel 2001 i metodi di geoingegneria di Edward Teller furono menzionati nel rapporto sul clima mondiale dell'IPCC. Riflettendo il 2% della luce solare, potremmo emettere il doppio della CO2. 5 anni più tardi, il premio Nobel Paul Crutzen riprendeva la vecchia idea di saturare la stratosfera di solfati per raffreddare il pianeta. Da allora in poi la geoingegneria non è stata più un tabù. Nel 2009 la Royal Society ha pubblicato un rapporto sulla geoingegneria. Nell'introduzione c'era scritto: se la riduzione di CO2 avverrà troppo lentamente o in ritardo, allora aumenterà la pressione, perché si prenda in considerazione un piano B per contrastare con la geoingegneria gli effetti climatici delle emissioni di gas serra. Già in quello stesso anno, nel contesto di un esperimento in campo aperto, fu disperso ufficialmente in atmosfera, per la prima volta, particolato di solfato, non però dagli statunitensi, ma dai russi. Col successo. Il test ha mostrato che la tecnologia funziona. Secondo l'Agenzia Federale per l'Ambiente tedesca, ci si deve aspettare altri progetti di geoingegneria, perfino test su larga scala. Ha mai notato gli aerei che rilasciano scie di condensa? Forse tutti gli aerei stanno già spruzzando robe chimiche nell'atmosfera e lo zio Sam non dice nulla di tutto questo. Questo sembra poco probabile. Che il governo usa e nasconda cose ai suoi cittadini? A me pare molto probabile. Legga i giornali. Io penso che abbiamo già avuto l'idea. Dottore e signore, grazie mille. David Key, un caso per il Climate Engineering. Come ho già detto prima, è possibile. È non tanto complicato spruzzare sostanze chimiche da un aereo. È molto improbabile che lo facciano. Che motivo ci sarebbe di farlo? Se non si sa come farlo e non si conoscono gli effetti collaterali, per loro non c'è motivo di farlo di nascosto. Ciao! Yves, ciao! Ciao, Mathias! Come va? Bene, ottimo. Hai portato il filtro e il supporto del filtro, vero? Sì, sono qui, nella scatola. Qui ci sono 2 filtri. Uno è per la prova a vuoto e l'altro è per la prova dove si farà passare l'aria. Vuol dire quindi che l'aria non passerà attraverso questo filtro? Precisamente. Questo filtro ce lo portiamo dietro. Sarà montato sull'aereo che non risucchierà aria, per vedere cosa c'è effettivamente in quota. I filtri sono già pronti. Sono stati collocati in laboratorio, nel portafiltro. Stanno qui dentro, chiusi ermeticamente. L'aria viene quindi assorbita qui. Perfetto. Poi dobbiamo collegare il tubo qui. Esatto. Il tubo può resistere a temperature fino a 60 gradi centigradi. Questo non dovrebbe essere un problema. Qui c'è la pompa che aspira l'aria e qui abbiamo il debimetro che mostra esattamente quanta aria viene aspirata attraverso il filtro. Infine l'alimentatore. Visto che sull'aereo non c'è una presa a 230 volt, possiamo inserirlo nell'inverter e collegarlo alla batteria d'auto. Così dovrebbe funzionare. Ottimo. Sembra ben fatto. Allora, propongo di caricare tutta l'apparecchiatura sull'aereo. Wow, è pesante. Reichlin? Parla la reception. Il suo ospite è arrivato. Grazie, arrivo subito giù. Grazie. Grazie. Arriva subito, grazie. Molto gentile. Mi chiamo Rebecca Reichlin, ufficio federale svizzero per l'ambiente. La mia funzione è quella di addetta all'informazione. Sul tema delle scie chimiche c'erano anni fa molte domande da parte di cittadini e cittadine. Ultimamente c'è un po' più calma sulla questione. Un paio di anni fa c'è stato anche un interessamento politico. È certamente una questione. Buongiorno, signora Reichlin.
Sono venuto per le scie chimiche. Volevo chiederle, c'è qualche motivo per essere preoccupati? No, non c'è motivo di preoccuparsi. La teoria delle scie chimiche è senza fondamento. In Svizzera è semplicemente proibito il rilascio di sostanze chimiche su larga scala e lo spazio aereo è così rigorosamente sorvegliato che non sarebbe possibile operare di nascosto, come molti affermano. Per questo è impossibile. La teoria è priva di fondamento. Esistono studi scientifici ai quali si fa riferimento? No, non c'è ricerca scientifica proprio perché non c'è nessuna base. Non vi è alcun motivo di indagare su questo tema. L'Agenzia federale tedesca per l'ambiente ha realizzato un rapporto, che è stato pubblicato su internet, nel quale sono arrivati alle stesse nostre conclusioni. Il centro aerospaziale tedesco esegue queste rilevazioni e misura la quantità dell'aria da anni. I risultati mostrano che non c'è niente. Abbiamo fatto frequentemente dei test chimici, in questo caso monossido di azoto, nitrico, solfati e particelle di fuliggine. Sono stati analizzati anche i composti organici, abbiamo controllato l'intera gamma delle particelle, da quelle nanometriche alle particelle di dimensione di 100 micron. E la concentrazione di ghiaccio, così come le caratteristiche dei cirri, tramite gli strumenti di misura, che sono montati sulle ali e la fusoliera del velivolo. Avete mai ricercato la presenza di alluminio, bario e stronzio nel corso delle vostre analisi? Non abbiamo fatto ricerche specifiche per l'alluminio, il bario e lo stronzio perché non sappiamo come queste sostanze potrebbero arrivare lassù, quindi non le abbiamo trovate, ma non ci saremmo nemmeno aspettati di trovarle. Ero sorpreso. Il centro aerospaziale tedesco non ha esaminato le sostanze sospette. Al complotto delle scie chimiche, francamente non ci credo. Conosce uno studio dove l'alluminio e il bario sono stati esaminati direttamente nelle scie di condensa? No, non conosco nessuno studio di questo tipo. Direi che non si sta facendo, ma non posso provarlo. Nessuno dei principali istituti nel campo di ricerca sulle scie di condensa ha svolto indagini sulle sostanze sospette. Tuttavia, le autorità ufficiali, i mass media, le organizzazioni non governative, i politici fanno tutti riferimento a questo istituto in materia di scie chimiche. Per cui non è sorprendente che ufficialmente non ci sia nessuna prova sulla teoria delle scie chimiche. Ma ovviamente non ci sono prove nemmeno contro. Abbiamo poi una rete di monitoraggio, si chiama NABEL, fatta di stazioni che misurano la qualità dell'aria in tutta la Svizzera. La composizione chimica delle polveri sottili è misurata periodicamente da NABEL. Le singole componenti sono calcolate di continuo. Ci limitiamo alle singole componenti che sono di speciale interesse in termini di purezza dell'aria. Alluminio e bario non sono stati misurati nel corso di questo normale monitoraggio. Abbiamo condotto due studi estensivi per determinare le fonti di polveri sottili. Abbiamo condotto uno studio nel 98-99 e l'abbiamo ripetuto 10 anni più tardi. Abbiamo condotto una dettagliata caratterizzazione chimica delle polveri sottili in differenti località. Nelle città il contenuto di alluminio è leggermente maggiore che nelle campagne, perché ci sono fonti addizionali come i cantieri di costruzione oppure il traffico delle strade. Rispetto al bario, vediamo una differenza ancora più evidente tra le città e le zone rurali. Il bario è un elemento che viene emesso dal traffico, non dal tubo di scappamento, ma piuttosto dalle particelle prodotte dall'abrasione, per esempio dall'abrasione dei freni. Registriamo concentrazioni di bario che sono significativamente più alte lungo le strade trafficate che in altre aree suburbane o nelle aree rurali. Rispetto al traffico aereo come fonte di emissione, ci dovremmo aspettare in realtà a livello del terreno che queste emissioni siano omogeneamente distribuite nello spazio. Non ci dovremmo aspettare quindi nessuna forte differenza tra le zone rurali e quelle urbane, qualora il traffico aereo fosse la fonte principale.
Non abbiamo nessun incarico e nessun motivo per misurare le sostanze che sono menzionate in questa teoria, semplicemente perché manca ogni base che ci possa essere qualcosa di vero in questa teoria. Ho visitato diverse città in Germania per informare le persone su ARP e sulle scie chimiche. E finalmente, assieme agli attivisti di Sauberer Himmeldi, abbiamo iniziato una protesta mettendo uno striscione di 16 metri quadri, ponendo la questione del perché Greenpeace non è attiva rispetto all'uranio impoverito, ad ARP e alle scie chimiche. Abbiamo chiesto delle scie chimiche ai più importanti meteorologi ed esperti in questi settori. E c'è stata una convergenza sul fatto che non esistano, che siano tipiche scie di condensa. Non abbiamo condotto delle nostre misure. Abbiamo discusso con esperti e c'è stata una tendenza chiara. E ci sono nuovi studi. Noi siamo disposti ad inserire anche questi. Non dovrebbe succedere che i media, i politici, l'esercito e anche le associazioni ambientaliste non facciano le proprie indagini e si fidino ciecamente di scienziati che non fanno analisi sulle sostanze sospette. Questo non ha alcun senso. Come sta andando, Yves? Sta andando bene. Il filtro è montato. Ottimo. È sistemato bene. E dopo il volo possiamo staccarlo, metterlo in un sacchetto e fare le analisi in laboratorio. Perfetto. Solo perché uno ha un brevetto, dovremmo procurarci migliaia, se non milioni di dollari per un programma di ricerca e indagare sull'alluminio. No. Questo non ha senso. Ho a che fare con chi crede alle scie chimiche circa dal 1999. Penso che tutto parte da un esperimento del 1996 denominato Success. Lo scopo era di entrare dentro le scie di condensa per studiare i cristalli di ghiaccio che si formano nelle scie e di osservare cosa cambia mentre la scia si ingrandisce. Abbiamo poi notato che queste scie di condensa si espandono fortemente. Non abbiamo spruzzato niente, abbiamo solo fatto volare quegli aerei per eseguire uno studio. E per questo esperimento che ho accennato, la striscia ovale era questa. Un velivolo che volava in cerchio per prelevare un campione dalla sua scia. Abbiamo soltanto esaminato i cristalli di ghiaccio dove si trovano i cirri. Non c'era nulla. Ma così è andata che l'anno dopo il fenomeno delle scie chimiche è saltato fuori. Forse questo fenomeno è tanto diffuso perché durante quel progetto effettivamente è stata trovata una certa quantità di alluminio nelle scie di condensa e negli scarichi degli aerei. Già nel 1994 gli scienziati spesso hanno trovato bario, alluminio, carbonio e titanio intorno ai cirri sopra il Colorado e il Wyoming. Sono arrivati alla conclusione che questi elementi erano dovuti al traffico aereo. Mi sono chiesto perché a quel tempo sono stati cercati alluminio e bario, ma dopo non più. Evidentemente non è poi così assurdo trovare queste sostanze in alta quota.
Sauber Heimel, un'associazione di cittadini tedeschi, ha eseguito 74 analisi di acque piovane in tutta la Germania. In 43 campioni ha trovato alluminio. In 54 campioni, bario. Per me, come scienziato, è ovviamente importante misurare. E l'unica misurazione che è rilevante per me è quella condotta sugli esseri umani. Come possiamo dimostrare che tutti noi siamo avvelenati da alluminio e che siamo avvelenati ogni giorno? Quindi abbiamo incontrato delle difficoltà inizialmente negli USA perché molti laboratori hanno ricevuto lettere dalla FDA che dicevano loro di non fare più analisi sull'alluminio. Questa era già un'indicazione. È successo 3 o 4 anni fa. E inoltre l'alluminio che respiriamo è nanoscopico, il che significa che queste sono minuscole particelle che non possono essere misurate con ordinari metodi di laboratorio. E di conseguenza per molto tempo non ci siamo accorti della gravità del problema a causa dei metodi di laboratorio limitati. Non si vedeva dalle analisi del capello, dalle analisi del sangue, del siero sanguigno, fino a che non ci siamo imbattuti in un nuovo metodo denominato aferesi. L'aferesi è un metodo di pulizia del sangue per mezzo del quale tutto il sangue viene fatto passare attraverso un sistema di filtraggio e tutti gli inquinanti presenti nel sangue vengono trattenuti. Quando le particelle nanoscopiche si avvicinano al filtro, si agglomerano tra loro a formare degli ammassi e possono essere rilevate con metodi di misurazione ordinari. Quello che abbiamo trovato, nel frattempo abbiamo mandato oltre 200 dei miei pazienti americani, è che il contenuto di alluminio, vale a dire lo stress fisico totale causato dall'alluminio, è un centinaio di volte maggiore di quello causato dagli altri metalli. La mia prima tappa per il film è stato il Monte Shasta, nella California del Nord, lontano da impianti industriali, dove sono stati rilevati metalli pesanti. Anche se l'alluminio è molto presente nella crosta terrestre, come elemento libero non dovrebbe trovarsi in natura. Così come è stato trovato sul Monte Shasta, dove di norma si trovano 7 parti per milione di alluminio, hanno trovato 61.100 parti per milione di alluminio. Si tratta di un migliaio di volte oltre il limite. Non c'è una prova che sia derivante da una scia di condensa. Cosa mi dice di questo aspetto? Beh, sa, per me è il contrario. Io credo che sia una prova. Se un elicottero sorvola casa sua a distanza di 10 metri e spruzza qualcosa su casa sua, e lei analizza queste sostanze e trova che siano molto velenose, come si può negare quello che succede? E che non viene da questo rilascio di aerosol, da dove sarebbe venuto? Finora nessuno ha potuto provare che questo alluminio viene da qualcos'altro. Sembrava zucchero filato. È piuttosto duro quando si tira. E sembra come una chiusura in velcro. Queste appaiono in forma di nanoparticelle e queste particelle formano un insieme, il che significa che formano una linea retta e si uniscono. Di Côte d'Azur. La costa azzurra. Sole, spiagge e vacanze. Ma non per me. Ho seguito l'invito di un attivista italo-francese. Dopotutto penso che siano le istituzioni a doverci dare una risposta. Abbiamo fatto un lavoro che dovrebbe essere fatto dalle istituzioni. Qui ci sono i cittadini a pagare le analisi. Cosa che sarebbe compito delle istituzioni per darci una risposta? Finora ci sono analisi di acque piovane e suolo, ma come provare la relazione con gli aerei?
Per questo motivo è unico ciò che Bernard ci ha mostrato. Mi chiamo Bernard Toyer, sono un signore di 70 anni, specializzato nel campo della chimica inorganica. Nel 1991 ho fondato la società Analytica nella speranza di dare un contributo alla protezione ambientale. Alla fine del 2012 ho ricevuto una chiamata da una signora che si chiama Evelyne Dumas e vive nel cuore della Francia, che mi ha raccontato una storia incredibile di filamenti che cadevano dal cielo. Ero un po' sorpreso e scettico, ma ho detto sì, se mi puoi inviare filamenti a sufficienza posso tentare di analizzarli. E così è iniziata tutta questa avventura. Questa è una delle prove della signora Dumas dalla Francia centrale. Questa arriva dal nord-est della Francia da una certa signora Duclos, con cui la signora Dumas era in contatto via internet. E questa è della famiglia Lupkin, da un altro angolo della Francia. Questa viene dalla signora Laxenier, non lontano dalla costa. Dopo un mese ho realizzato che il problema è serio. Quattro persone, da quattro parti differenti della Francia, parlavano tutte della stessa cosa e mi avevano inviato campioni che si assomigliavano molto. Ho analizzato questi quattro campioni e ho scritto una relazione, secondo me, molto approfondita, corposa e precisa. Mi sono rimasti alcuni campioni, sono disponibile a passarli a dei colleghi. Ho scoperto che tutti i campioni contenevano ftalati. Oggi l'80% dei plastificanti usati in tutto il mondo per produrre PVC sono ftalati. Questa grande famiglia di composti chimici è divisa in tre grandi gruppi che differiscono nella lunghezza della catena molecolare, ciascuno con la propria funzione. Ftalati con una catena molecolare breve sono generalmente utilizzati come solvente, mentre gli altri sono usati come plastificanti. Gli ftalati lunghi non sono sostanze preoccupanti e possono essere utilizzati in modo sicuro. Gli ftalati corti sono considerati sostanze pericolose per la riproduzione e l'utilizzo è strettamente controllato. Gli ftalati non si sciolgono, cadono dal cielo sulla terra dove non dovrebbero assolutamente trovarsi. Dovete immaginare che tutta la Francia è coperta da questi filamenti. E questo non è per nulla da trascurare. Sappiamo ora che cosa contengono. Conosciamo da tempo la composizione di alluminio e bario. La chimica inorganica mostra ora che vi sono ancora altri inquinanti. Veramente c'è un problema. Esiste un problema. L'operazione affettiva è di gran lunga più grave di quanto ci rendiamo conto, perché indica che l'obiettivo è la popolazione in generale. C'è una serie di questioni gravi per la salute direttamente correlate con il lavoro di ricerca, e la mia ricerca mostra una corrispondenza esatta con la natura fisica del materiale di cui sto parlando, in particolare dei filamenti di cui ho parlato in precedenza. Una corrispondenza esatta tra campioni ambientali e campioni che fuoriescono dal corpo umano, nonché dalle colture. I materiali che vedo hanno purtroppo creato i presupposti per un nuovo tipo di malattia. Il termine Morgellons è usato per questo. Il mio nome è Rosvita e vivo qui sul lago di Costanza e soffro del morbo di Morgellons da un anno e mezzo. Inizia con un formicolio e prurito sul corpo e dopo un poco tu vedi dal dito, per esempio, o da qualche altra parte del corpo fuoriuscire dalla pelle delle fibre di plastica. È una cosa terrificante vederlo.
Non sai cosa sia, da cosa dipenda tutto ciò. E ti senti malissimo. I medici dicono sempre che non esiste, che sei pazzo, e screditano le tue parole dicendo che soffri di una parassitosi allucinatoria. E ti mandano dallo psichiatra. Tu stai qui senza sapere cosa fare, diventi sempre più malato, peggiori. Ma nessun medico sta facendo niente. Nessuno che faccia indagini o che ti aiuti. Abbiamo analizzato le fibre nelle prime fasi, quando per la prima volta è apparso e conosciuto nella letteratura medica. Sono fibre o sostanze proteiche. All'inizio si era creduto che fossero parassiti, ma non abbiamo trovato tracce di DNA in essi, un segno che si trattava di qualcosa di organico. Ci sono differenti teorie sulla loro provenienza. Le sostanze disperse con le scie chimiche sono fatte di nanoparticelle di plastica che sono ricoperte di alluminio, titanio e bario. Sapevamo questo perché le avevamo analizzate in un laboratorio per nanostrutture. Qualunque ufficio federale per l'ambiente potrebbe spendere i propri soldi per queste ricerche e scoprire le stesse cose con una spesa di 10.000 euro. Noi pensiamo che le particelle plastiche inalate siano la causa del morbo di Morgellons. Se usiamo il nostro senso comune, è assolutamente chiaro il legame tra le scie chimiche, la saturazione dell'aria con l'alluminio e le malattie soprattutto nei bambini. Quando i bambini nascono, non hanno una barriera ematoencefalica di protezione. L'alluminio inalato finisce direttamente nel cervello e questa è una delle principali cause dell'insieme dei problemi neurologici che vediamo nei bambini. Il numero di bambini con problemi neurologici sta aumentando esponenzialmente, in chiara correlazione con la dispersione di sostanze nel cielo. Ci sono molte prove circostanziali, ma sarebbe relativamente poco costoso per un'agenzia governativa volare dietro gli aerei e raccogliere l'aria. Ma fino ad ora viene lasciato agli individui come noi l'incarico di spendere le proprie risorse per fornire le prove. E questo è uno scandalo. Non abbiamo la più piccola indicazione che le scie chimiche siano reali. Ci sono solo affermazioni basate sulla fantasia e non serve a nulla seguire simili affermazioni. Speculazioni o meno, volevo ottenere una risposta convincente. Volare dentro queste scie non sarebbe male. Sì, ma si tratta di una quota oltre i 600 metri. Vediamo se è possibile. Mi puoi sentire là dietro? Stai bene? Ma che facciamo se non ci lasciano salire di più? In quel caso rientriamo. Ma allora sarebbe stato tutto inutile. Quelle scie lì, però, sono più alte di 8.500 metri. Possiamo salire più in alto. Soltanto ancora di 300 metri. Vediamo cosa succede. Qui non c'è nulla. Dobbiamo prendere una decisione. Puoi accendere!
Merda, sono mancati 1000 metri. Dobbiamo salire in qualche modo. Irrorare l'atmosfera con sostanze chimiche potrebbe causare siccità, inondazioni, riduzione dell'ozono, cieli sbiancati, minore produzione di energia solare, danni ambientali e può servire come tecnologia militare, ma potrebbe anche salvare la Terra. Il matematico di Princeton John von Neumann ha scritto in un articolo dal titolo Possiamo sopravvivere alla tecnologia che la geoingegneria del controllo della radiazione solare non è necessariamente un'impresa sensata. Secondo lui, la geoingegneria potrebbe modificare tutto il pianeta, distruggere l'ordine politico attuale, destabilizzare le nazioni e portare a una forma di guerra finora inimmaginabile. Egli ha equiparato la geoingegneria alla minaccia della proliferazione nucleare. Che cosa succede se un paese potente pensa che il suo interesse nazionale sia minacciato e che si tratti di una questione vitale, che dobbiamo farlo e quindi lo faremo. La nostra guerra al terrore inizia con Al-Qaeda, ma non finisce lì. Visto in che modo gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq, nonostante la Convenzione delle Nazioni Unite e le ispezioni sulle armi, è arrivato un paese e ha detto: sentite, pensiamo che si tratti di sicurezza nazionale, dobbiamo farlo senza tener conto degli accordi internazionali. E penso che gli stessi problemi verranno di nuovo a queste opzioni di geoingegneria. Questa immagine di un tecnocrate che aziona la leva per influenzare il tempo fu pubblicata sulla copertina del Collier Magazine nel 1954. Eravamo in gara in quel periodo con l'Unione Sovietica per la manipolazione del meteo. Un generale dell'Air Force aveva annunciato alla stampa che la nazione che controlla il tempo controllerà il mondo. L'articolo di Howard Orwell, consulente meteo del presidente Eisenhower, descrisse metodi dettagliati di guerra meteorologica. La prima applicazione documentata di guerra meteorologica si è verificata durante la guerra del Vietnam, usando metodi di vecchio stampo, inseminare le nubi per interrompere le vie di trasporto dei Vietcong. A causa delle proteste internazionali sull'operazione Popeye, il 10 dicembre 1976 fu adottata dall'ONU la risoluzione 3172 dell'Assemblea Generale. Hanno vietato esplicitamente l'utilizzo della modificazione del meteo a scopi di guerra. Le guerre meteorologiche erano finite, almeno per il momento. Ebbene, il fatto che vi è un accordo internazionale è una conferma che questi sistemi d'arma esistono realmente. La US Air Force ha un documento intitolato Possedere il tempo nel 2025, descritto molto chiaramente che nell'anno 2025 le forze americane del settore aerospaziale potranno influenzare il meteo intenzionalmente. La modifica del tempo permette ai militari un ampio spettro di possibili operazioni per sconfiggere il nemico o intimidirlo. Le manipolazioni meteorologiche possono avvenire in molti modi, con la modifica delle nubi, delle piogge, della forza dei venti, delle nebbie, del clima e dello spazio. Con poche eccezioni funziona attraverso l'introduzione di energie o sostanze chimiche nel processo meteorologico, nel modo giusto, nel luogo giusto e al momento giusto. Sappiamo che esistono armi atomiche. Siamo informati sul potenziale distruttivo delle armi atomiche. Ma appena si pone il tema delle tecnologie di manipolazione ambientale, troviamo un pubblico del tutto inconsapevole del fatto che questi sistemi d'arma esistono veramente. Non sanno che esistono. Non si parla di questo. Non se ne parla nelle università. Non se ne parla sui mass media. E il modo con cui queste tecnologie possono minacciare la vita sulla Terra non è discusso. C'è un HAARP, e HAARP
ha la capacità selettiva di modificare le condizioni meteorologiche in diverse parti del mondo. Alluvioni, uragani, terremoti, eccetera. Anche in questo caso nessuna prova reale di dominio pubblico che queste tecnologie siano state impiegate contro un nemico per scopi offensivi o di difesa. Nessun paese, grande o piccolo, ricco o povero, può sfuggire alle conseguenze del cambiamento climatico. L'innalzamento del livello del mare minaccia tutte le zone costiere. Forti tempeste e inondazioni minacciano tutti i continenti. Siccità e ricorrenti cattivi raccolti portano a carestie e a conflitti. Nelle aree colpite da carestie prosperano già conflitti. La sicurezza e la stabilità di ogni nazione e di tutta l'umanità, il nostro benessere, la nostra salute, la nostra sicurezza sono a rischio. Ogni volta che si tengono le conferenze sul clima, c'è il rifiuto da parte dei climatologi, degli scienziati, a prendere in considerazione la modifica climatica intenzionale, oppure anche l'utilizzo del clima per scopi militari. Nel campione che abbiamo prelevato dal passaggio di 14 litri d'aria si scopre una traccia di bario 10 volte più alta del valore del bianco e si può dire chiaramente di poter riconoscere una differenza. In 14 litri abbiamo misurato 0,08 microgrammi. Quindi quello che si trovava nel filtro, facendo i calcoli, arriva a circa 5 microgrammi. Inoltre si deve aggiungere che il campione era assai piccolo, con 14 litri. Per confermare il risultato, ed è possibile, secondo me, sarebbe buono prendere un campione maggiore, più o meno 50 litri. E allora le probabilità di poter confermare questo risultato sarebbero molto buone. Nonostante l'esiguità del campione, abbiamo trovato il bario, anche se in piccola concentrazione, e mi ha molto sorpreso, perché il bario non dovrebbe esserci a questa altezza. Usano aerei, usano alluminio e usano bario, ed è arrivato il momento di alzarsi e fermare questo esperimento. Si tratta delle nostre vite, si tratta della fauna, della flora, tutto il pianeta è coinvolto. Quando è che ci sveglieremo e capiremo finalmente che siamo un tutt'uno? Per favore, informatevi su cosa succede ai nostri bambini e alla nostra terra. Questo è il nostro pianeta. Ognuno di voi che non vuole crederci, ma che è impegnato con un occhio critico su questo tema, capisce che là fuori sta crescendo una forza che cerca di mettere in guardia la gente.
cerca con Google Chemtrails, cerca Geoengineering, Google Stratospheric Aerosol Spray Program, Google Solar Radiation Management. Dobbiamo salvare l'umanità, dobbiamo salvare il pianeta, prima che sia troppo tardi. Deve essere fermato. Voglio di nuovo un cielo blu, come era un tempo, e non il cielo sbiancato di adesso. È il nostro cielo, è il nostro sole, è di tutti noi. Dobbiamo renderci conto che la morte scende dall'alto ora. Speriamo di riuscire a sensibilizzare più persone su questo tema. Siamo esseri umani che hanno bisogno del sole, che hanno bisogno di questo pianeta, dell'acqua, dell'aria per vivere. Vi do il benvenuto qui al Parlamento dell'Unione Europea come rappresentante dei partiti verdi europei, nel mio caso come rappresentante del Partito dei Verdi tedesco. Sperano di salvare questo pianeta con l'energia nucleare, il cibo geneticamente modificato, la geoingegneria. Ed io penso che dipenda sempre da una società civile attiva rivelare queste cose, raccogliere informazioni, avvisare dei pericoli, costringere i governi a confrontarsi con queste cose con onestà. E che questo esperimento che è già iniziato, non è che parliamo solo di ricerca, piuttosto è già in opera. Il cielo viene già trattato in una certa maniera. E quindi sono molto contento che tutti voi siate qui per affrontare tutto ciò, le conseguenze della geoingegneria, il controllo del clima e la prospettiva di affrontare il cambiamento climatico in questa maniera, che potrebbero ridurre la concentrazione di CO2 o che potrebbero fermare l'acidificazione degli oceani. E allo stesso tempo c'è anche un interesse militare nella tecnologia, quindi sono contento che le persone stanno affrontando tutto ciò. Nei primi anni di questo lavoro, una delle cose che facevo era documentare quei gruppi che si interessavano alla mia attività. Esiste un documento, penso che si chiami Lista delle visite, è durato diversi mesi. Era nel periodo quando certe misure di sicurezza e firewall non erano utilizzati per proteggere il flusso di informazioni. C'è un interesse molto chiaro e documentato da parte dei livelli governativi alti, dal Congresso fino ai livelli inferiori, da parte del Pentagono a tutta l'industria militare, passando per le organizzazioni sanitarie, fino ad arrivare ai mass media. Hanno mostrato interesse per il mio lavoro e lo mostrano ancora. Un interesse piuttosto forte, sembra. La contraddizione sta nel fatto che se alcune o tutte queste istituzioni, questi soggetti, vengono interpellati pubblicamente e viene richiesto loro di affrontare questo problema, rispondono che questo problema non esiste. È tutto normale, che non c'è alcun interesse e nessun motivo di discutere di questo argomento. Se coloro che sono stati chiamati a rispondere con un'indagine e una ricerca nell'esercizio delle loro funzioni non sono in grado di svolgere il loro dovere, allora tocca a noi cittadini prenderci questo incarico. Perché siamo i custodi della Terra, non siamo i proprietari di questo pianeta. Abbiamo il dovere di prenderci cura del pianeta. Testo del messaggio ricevuto oggi alle 17.56. Mattias, qui parla Ise. Volevo solo dirti che abbiamo ricevuto il permesso di volare a qualsiasi altitudine.
Signore e signori, vi do un caloroso benvenuto a questo evento informativo. Nonostante le scie persistenti in cielo, non abbiamo potuto confermare il risultato precedente. I servizi di controllo del traffico aereo non ci hanno permesso di salire oltre l'altezza di 8500 metri e non ci è stato possibile volare di nuovo all'interno di una scia. Tuttavia, abbiamo raccolto 70 litri d'aria attraverso il filtro. L'analisi ha evidenziato presenza di sodio, potassio e ossido di ferro, ma a differenza della prima volta, niente bario. Dovrebbero essere fatte misurazioni perché molte domande sono rimaste senza risposta. Domande a cui dovrebbero rispondere le autorità pubbliche e gli scienziati e non noi cittadini. È un fatto, il fenomeno esiste e si pone la questione se vogliamo anche per il futuro che il cielo sia coperto artificialmente. Io non lo voglio. Penso che sia giunto il momento di un'inchiesta ufficiale e indipendente. Dopo che il film è stato finalmente completato, ho appreso di uno studio sorprendente del Politecnico Federale di Zurigo. Il mio nome è Ulrike Lohmann, sono professore di fisica dell'atmosfera presso l'ETH di Zurigo e la mia specializzazione sono le nuvole. Il traffico aereo aumenta attualmente del 5% e a causa degli aumenti del traffico aereo è importante effettuare le misurazioni dei gas di scarico degli aerei. Sappiamo che gli scarichi degli aerei emettono fuliggine e particolato. Quindi volevamo sapere qual è la composizione chimica. Queste misurazioni sono state fatte poche volte. Nell'anno 2013 abbiamo avuto l'opportunità di misurare le emissioni di turbine all'aeroporto di Zurigo insieme all'Ufficio Federale dell'Aviazione e potevamo praticamente esaminare la composizione chimica dei gas di scarico di alcune turbine. Abbiamo trovato soprattutto fuliggine, puro carbonio che fuoriesce come nei gas di scarico delle macchine, ma troviamo anche metalli nei gas di scarico degli aeromobili e troviamo 16 diversi metalli. E tra le altre cose abbiamo trovato alluminio e bario, come già detto, proveniente dal cherosene e dall'olio, e l'alluminio potrebbe derivare inoltre dalle turbine. Das Aluminium zusätzlich kann auch noch von den Turbinen herrühren. Abbiamo fatto misurazioni anche sul combustibile stesso, rilevando la presenza in ambito PM, quello che si trova di concentrazione di alluminio e bario nel combustibile. Alluminio e bario nel combustibile? Da più di 10 anni ci è stato sempre detto ad alta voce dagli scienziati che questo sia del tutto impossibile e assurdo. E ora sembra che queste tossine sono immerse in atmosfera e senza alcuna regolamentazione. Con l'aumento del traffico aereo, queste sostanze peseranno sempre di più su di noi e sull'ambiente. Finché le autorità non si decidono ad agire per fermare l'inquinamento. Sarebbe necessario, perché il traffico aereo aumenta, di regolare i gas di scarico degli aeromobili.